Eccoci qui nuovamente in Casa Schema. Oggi parleremo di un prodotto acustica, un prodotto che ci permette, attraverso le sue superfici performanti, di ricreare o di migliorare il nostro ambiente acustico. Ma prima di parlarvi della soluzione, prima di parlarvi delle materie, mi piacerebbe parlarvi invece di che cos'è il suono, anzi, di che cos'è il rumore, di quanto fastidio ci dà il rumore. Il suono è fondamentale nella nostra vita, il suono ci attraversa, ci fa comunicare, ci permette di interagire. Gli Hindu dicono Nada Brahma, una bellissima parola, un bellissimo suono traducibile con il mondo è suono. Perché in realtà i suoni sono quello che ci permettono di comunicare, quello che ci permette di interagire con tutti gli altri, con le persone. Purtroppo nel mondo si dice che non c'è persona più sola di un sordo, proprio perché la incapacità o la impossibilità di sentire che cosa avviene intorno a noi ci rende immobili, ci rende isolati. Anzi, addirittura si usa dire che una persona è sana quando è una persona in armonia. Quindi il suono è fondamentale, quindi il suono è qualcosa che ci mette in questo mondo così vibrante. Noi uomini, donne, bambini, non siamo stati fatti per vivere all'interno. Siamo stati costruiti da qualcuno o da qualcosa o in qualche momento per stare all'aperto. Infatti, se noi stiamo all'aperto, possiamo giocare, possiamo urlare, possiamo fare tutto quello che vogliamo a livello sonoro. Non abbiamo un disturbo. Ma come noi ci troviamo all'interno, ecco che ci vogliamo proteggere dai suoni, vogliamo proteggere gli altri, forse anche dei rumori che facciamo certe volte nella casa, e contemporaneamente abbiamo bisogno, in certi momenti, che il suono venga mosso in modo corretto. E così creiamo delle bellissime sale per l'acustica, per la musica, per l'ascolto. Ma poco ci preoccupiamo invece dell'ascolto durante un pranzo, durante una lezione a scuola. Tutte situazioni che sono molto complesse. L'orecchio è uno strumento estremamente complesso e interessantissimo. L'orecchio non è fatto per sentire, come noi possiamo pensare, è fatto per ascoltare. L'ascolto è una cosa complessa. L'ascolto è sentire cosciente, tradurre, filtrare, estrarre, elaborare, mettere all'interno del cervello quei suoni secondo una costruzione, secondo una logica, secondo quello che ci interessa. Infatti l'orecchio ha un sistema di difesa anche estremamente importante. Noi abbiamo bisogno di ascoltare quello che ci sta intorno per difenderci mentre attraversiamo la strada, per difenderci mentre una macchina ci attraversa, mentre qualcuno ci chiama, come abbiamo bisogno del nostro orecchio per essere chiamati da qualcuno, per parlare al telefono, per parlare con le altre persone. Quindi l'ascolto è una cosa dinamica, è un aspetto molto 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 complesso, non è? Anzi, è così complesso che ha un sistema di filtri, come si usa dire, di campi all'interno dei quali noi ci muoviamo. Si usa spesso definire, no, l'ascolto riduttivo e l'ascolto espansivo. Quando parliamo di ascolto, addirittura possiamo vivere delle esperienze drammatiche. In questi ultimi anni l'uso della cuffia ha generato un isolamento. Quante volte vediamo i nostri figli, i nostri ragazzi con queste cuffie che camminano per le strade come degli zombie? Questo è addirittura un fenomeno che viene definito schizofonia. La divisione, la distinzione, la separazione tra quello che vediamo e quello che ascoltiamo, che è micidiale, che è terribile, che è difficile. Ci mette addirittura in una situazione d'ansia. Perché? Perché il nostro cervello deve elaborare due situazioni. Non deve elaborare soltanto il visivo, ma anche l'ascolto. Quindi divide, separa, seziona. In realtà noi abbiamo bisogno di essere collegati in questo mondo e non diventare come questo ragazzo pieno di complessità. L'ascolto espansivo, per esempio, è un ascolto che viene associato quasi sempre alle donne. Le donne hanno questa attenzione, no? Questa capacità di domandare le cose in modo molto più attento, molto più
interessato, molto più empatico. Gli uomini invece hanno questi ascolti riduttivi. Beh, sì, bene, no, come va? Ah, sì, perfetto, no, non ciao, via. Tutte cose molto, molto, molto stereotipate. Proprio perché viviamo appunto in questo mondo in cui l'ascolto non è sempre così continuo. Provate a pensare, adesso mi state guardando, voi sicuramente pensate di ascoltare quello che sto dicendo, io lo spero vivamente, però in realtà più del 60% non riuscite ad ascoltare, è impossibile, perché vi suona il telefono, perché c'è un bambino che parla, perché c'è un ricordo, perché avete bisogno di ricordare qualcosa da fare, perché c'è una dimenticanza, perché c'è un'urgenza e quindi il nostro tempo viene sempre confuso e poco si riesce ad applicare. Addirittura in un ambiente d'ascolto, in un ambiente chiuso, come può essere una classe scolastica, quello che noi riteniamo, quello che noi tratteniamo di quell'ascolto è il 25%, pochissimo. Come si fa ad aumentare questo? Come si fa a migliorare questa condizione? Questo è un processo di cui si occupa in questi anni l'architettura acustica o acustica architettonica. Noi conosciamo due aspetti del suono, o meglio, due aspetti del nostro bisogno edile. Il fono isolamento e la fono riduzione. Il suono all'interno dei locali si propaga in modo continuo. Siamo tutti abituati a riconoscere il rimbombo, il riverbero, l'eco. Sono tutti aspetti del suono che ci hanno insegnato a definirli, a leggerli e si basano sul concetto di tempo di riverbero. Cioè questo tempo in cui il suono decade, si estingue. Più il tempo del riverbero è corto, più noi possiamo parlare con tranquillità. Questo tempo di riverbero diventa lunghissimo in questi ambienti estremamente riflettenti. Provate a immaginare, al posto di una stanza di una casa, provate a immaginare un ristorante. Quante volte vi sarete trovati in una sala da ristorante per chiedervi ma cosa ho fatto per venire a mangiare qui? Ma perché non sono stato a casa in pantofole? E a 30 centimetri non riuscite neanche a sentire le persone. Invece la capacità di gestire l'ambiente attraverso materiali assorbenti è una tecnologia semplice, non complessa, ma che si basa esattamente sulla possibilità che il suono non riverberi, non vibri in continuazione. Se ci siamo mai capitati, e ci capitiamo spesso, in una stazione vi siete mai chiesti ma come mai la voce di questa signorina che mi sta dicendo dov'è il mio treno, non riesco a percepirla, addirittura mi fa venire la pelle d'oca. Questo è un tempo di riverbero lunghissimo. E così nell'ufficio. Adesso l'open space è quasi una necessità, è quasi un obbligo. Spazi comuni dove le persone possono interagire, possono tranquillamente parlare insieme, possono comunicare velocemente. Però se questo tempo di riverbero diventa ancora lungo, perché? Perché abbiamo pavimenti rigidi, perché abbiamo superfici lisce, soffitti lisci, ecco che questo suono continua a riecheggiare. Con un rumore di fondo sentiamo le macchine calcolatrici, sentiamo le stampanti, sentiamo il brusio, sentiamo vibrazioni, tutte cose che riducono il tempo che il nostro cervello impegna in quello che sta facendo. Questo ci porta a una scarsa produttività. Ma ci sono aspetti ancora più complessi dell'ascolto e sono gli aspetti che ci fanno letteralmente impazzire. Sono gli aspetti che hanno a che fare con ambienti come la sanità, dove ci ritroviamo in luoghi in cui non vorremmo mai stare e sentiamo cicalini, sentiamo suoni nei corridoi. Quando ero bambino, intorno agli ospedali c'era sempre scritto questo, un luogo di silenzio. Non trovo più questi cartelli, non so voi, ma è molto difficile. Quasi che fosse ormai sancito che il silenzio non è più per nessuno. Ma c'è un luogo dove io vorrei che ci concentrassimo, ed è la scuola. La scuola è uno spazio in cui tutti ci stiamo, ci stanno i nostri figli. Quando voi vedete un'aula come questa, bella, pulita, con i suoi banchetti,
Riuscite a immaginare cosa succede quando ci sono dentro 30 piccoli diavoletti? E qui adesso, ecco, lo state sentendo, è un rumore infernale. Questo è il rumore che queste maestre o questi maestri sentono continuamente ogni giorno e cercano di comunicare con questi bambini, urlando, schiamazzando, battendo, cercando il loro interesse, no? Uno, quando guardate queste aule e guardate questo bambino, non vi viene da pensare, ma chi ha progettato questa scuola aveva le orecchie o aveva soltanto gli occhi? Si può risolvere questo problema? Noi pensiamo di sì. E si può risolvere attraverso dei sistemi che ci permettano e permettono a questi bambini di ascoltare. Pensate, in un locale, come dicevo, qualsiasi tipo di aula oggi comune, il tempo di riverbero è di 1,2 secondi minimo, ma si arriva anche a 2, 2,5, 3. Significa che un suono galleggia per 3 secondi. Immaginate 30 bambini, anche solo 10 che parlano. In una città come Bergamo hanno fatto un esame, una valutazione, ed è stato rilevato che dalla quarta fila i bambini ascoltano il 50% di quello che la maestra dice. È un po' pochino. Si usa dire gli asini stanno in fondo, no? Forse in realtà è che in fondo vivono gli asini, nel senso che probabilmente non hanno proprio possibilità di ascoltare. Ma c'è un problema ancora più importante. Il suono non è solo un elemento che ci, se non viene propagato, non ci permette di ascoltare bene o stare bene, ma addirittura ci può provocare ansia. Questo è uno studio tedesco che ha definito una relazione corretta e diretta tra l'aumento in termini di decibel e la tachicardia. Per assurdo anche il rischio di infarti. Oltre i 65 decibel le persone hanno un alto rischio infartivo. E quindi immaginiamo che in questo senso è impossibile gestire una classe di bambini. Certo, sembra quasi fare terrorismo, però in realtà noi ci dobbiamo porre questo problema se vogliamo che le nostre aule siano di una qualità acustica pari perlomeno all'estetica, pari ai colori, pari al loro insegnamento. Ed ecco qui il nostro prodotto, acustica. Acustica è una superficie basata su un principio molto semplice: una parte riflettente, una parte assorbente, una parte permeabile al suono. L'obiettivo è abbassare la quantità di superficie che provoca la riverberazione del suono. Questo si ottiene appunto con questi meccanismi, con questi fori passanti, con questi tagli, si chiamano in modo tecnologico risonatori di Helmholtz. Questi spazi, queste cave, fanno in modo che il suono venga attraverso l'elemento, venga assorbito attraverso una modifica, una modifica della frequenza del suono, che a quel punto si trasforma in energia termica e quindi smorza il suono. Ecco che il nostro ascolto diventa migliore, diventa piacevole, perché la riverberazione è stata ridotta, il tempo di riverbero diventa 0,40, 0,60, dipende da quello che vogliamo. Questo sistema lo possiamo applicare a parete, lo possiamo applicare a soffitto, come vedete qui, lo possiamo realizzare solo con fori, lo possiamo realizzare solo con tagli, dipende da quale qualità estetica vogliamo ottenere. Certo, ci sono anche altri sistemi, molto più tradizionali, mettere tende, mettere dei pavimenti tessili, tutte soluzioni che non sono proprio praticabili in ambiti comunitari, come la scuola, come lo spazio pubblico, come l'ospedale, eccetera. Quindi questo ci permette di dare una soluzione al riverbero. Le finiture sono amplissime. Oggi noi produciamo questi pavimenti con laminati, li produciamo con tranciati di legno, li produciamo con tecniche di colore,
e li utilizziamo in moltissimi contesti, ovviamente dal più semplice, la sala conferenze per l'albergo, al più divertente, la palestra, fino al più, alla più articolata, come dicevo, la scuola. La scuola sia in ambito delle aule, ma anche nell'ambito cosiddetto ricreativo. Non so se siete mai stati in una palestra dove due o tre classi fanno ginnastica, non solo le maestre impazziscono, ma impazziscono anche i muri, proprio tanto, tanto il rumore diventa devastante. Schema, con la sua struttura Project, è anche pronta e assolutamente disponibile con voi, per voi, nell'analizzare, nell'affrontare con un programma di calcolo, con un software, quello che è la possibile correzione di questi ambienti, siano privati, come ho detto, sia comunità. Quindi non esitate a richiederci questo tipo di prestazione, che vi verrà dato in un tempo abbastanza veloce, secondo quelli che sono i programmi produttivi. Quindi, per concludere questa breve o lunga, dipende dal vostro punto di vista, questa presentazione del nostro sistema acustica, spero che sia stata gradevole, se non nell'aspetto, almeno nel suono. Per cui, buon suono.